Un centinaio di emendamenti. Così il Movimento 5 Stelle cerca di alzare il muro contro la modifica allo statuto di Ambiente SPA che l'amministrazione comunale intende apportare in aula. I pentastellati invece chiedono tempo anche in vista della fusione dei tre comuni Pescara, Montesilvano e Spoltore. Il sindaco Carlo Masci, che con queste modifiche pretende da una parte di acquisire formalmente il controllo del consiglio d'amministrazione, quindi pretendendo, diciamo, come dire, che a Pescara vengano riconosciuti tre membri su cinque, facendo di fatto fuori ogni forma di rappresentanza per quello che riguarda i comuni più piccoli. Mentre invece dall'altro lato, forse ancora più grave, è l'ingerenza che si vuole avere nel comitato di controllo analogo, facendolo di fatto fuori nella sua conformazione, così come oggi la conosciamo, e sostituendolo con un organo amorfo che in realtà sarebbe formato dagli stessi membri dell'assemblea dei soci, cioè i sindaci, che da una parte dovrebbero controllare l'operato e dall'altra poi approvarlo. Quindi controllati e controllori diventerebbero di fatto le due facce della stessa medaglia. Con questa serie di emendamenti chiediamo di porre rimedio a questi due aspetti fondamentali. Da una parte chiediamo di, visto che non c'è assolutamente nessun tipo di urgenza in questa modifica statutaria di ambiente, di fermare la macchina e fare una valutazione in attesa anche che si chiarisca l'orizzonte sulla nascita della nuova Pescara, cercando quindi di coinvolgere anche i comuni di Montesilvano e Spoltore nella conformazione del nuovo CDA di ambiente. E dall'altra parte chiediamo di verificare effettivamente che una conformazione di questo tipo del comitato di controllo analogo possa rispondere alle linee guida che l'ANAC proprio qualche settimana fa ha emanato su come debba essere fatto il controllo analogo nelle società in-house e sicuramente non in questa maniera, cioè facendo di fatto fuori ogni forma di controllo terzo su delle valutazioni che possono essere anche importanti, come quella che alcune settimane fa ha consentito di bloccare un piano economico finanziario disastroso per la vicenda del biogas.